Ehi, lo sapevi che su fandom.com ora ci sono sconti natalizi fino al 50% in più e adesso il codice sconto Jaxxed vale ancora di più, puoi risparmiare ulteriormente, quindi vai su fandom e poi goditi il video. Dove è andato Spider-Man 2? Bella domanda. È quello che ci stiamo chiedendo ormai da mesi. E ai Game Awards abbiamo avuto l'ennesima delusione, non c'è stata nessuna presentazione di Marvel Spider-Man 2 e credo che non ci sarà probabilmente per quest'anno, cioè ormai il 2022 è finito, ragazzi. Non credo che farà un evento adesso perché ormai entriamo nelle festività natalizie. È andata per quest'anno. Speriamo di vedere qualcosa l'anno prossimo e che esca l'anno prossimo, ma io inizio a essere un po' preoccupato. Parliamo di un gioco in sviluppo da almeno 4 anni, annunciato l'anno scorso, di cui non si è visto nulla. E io faccio fatica a credere che non abbiano qualcosa di pronto. Cioè, ragazzi, è impossibile, impossibile che non hanno qualcosa da farci vedere. Quindi, o il tutto è ancora collegato alla situazione Microsoft e Sony, perché anche Microsoft ai Game Awards non ha fatto vedere niente. Quindi entrambe si sono un attimino contenute. Però ragazzi, Marvel Spider-Man 2 è un gioco già annunciato. Non è una cosa nuova con cui sfidare Microsoft. Cioè, Microsoft, tutto il mondo sa che uscirà Marvel Spider-Man 2. Quindi, perché non mostrare qualcosa di Marvel Spider-Man 2? Che cazzo stanno aspettando? Vuoi vedere che alla fine il gioco verrà rinviato al 2024? Perché ragazzi, non parliamo di un gioco in sviluppo da ieri, non parliamo di un gioco presentato da poco, parliamo di un gioco presentato l'anno scorso e in sviluppo da minimo 4 anni, se non di più addirittura. Cioè, questo non è un gioco che parte da zero, ragazzi, è un gioco che è alla base del primo. Cioè, non è che quello che hanno fatto nel primo se lo cancellano tutto e ricominciano da capo. Sarà come God of War Ragnarok. Sarà la stessa identica cosa. God of War Ragnarok tutti gli anni. Dal 2021, cioè 2020 in cui è stato presentato, poi nel 2021 ho fatto vedere un trailer, poi nel 2022 è uscito con vari trailer anche durante il 2022. Quindi, perché Spider-Man è completamente sparito? Che cavolo è successo? Possibile che il tutto è collegato solo alla questione Microsoft e Sony? Mi sembra un po' strano, ragazzi, mi sembra un po' strano perché comunque la Sony se n'è uscita con il PlayStation VR 2, che comunque una cosa bella grossa, arriverà il DLC di Horizon, arriverà Horizon per il visore, arriveranno altri giochi per il visore, insomma, la Sony le sue novità le ha presentate, quindi perché Spider-Man no? Insomniac continua a confermare, no, ma esce l'anno prossimo, non vi preoccupate, ma un gioco esce l'anno prossimo, come cazzo fa a non essere pubblicizzato quest'anno? Cioè, è assurdo! Facciamo un altro esempio, Assassin's Creed Mirage uscirà l'anno prossimo, è ok, e non si è ancora visto nulla, però Mirage è stato presentato ufficialmente solo a settembre. Quindi ci sta che non abbiamo ancora visto un gameplay, visto che l'hanno già presentato da poco e c'è tempo per farlo vedere. Ma un gioco presentato l'anno scorso, ragazzi, in sviluppo da più di 4 anni, non è normale che non si sia ancora visto. Quindi qual è il problema? Vogliono evolverlo talmente tanto che c'è ancora tempo e bisogno di lavorarci e non hanno un gameplay soddisfacente da farci vedere? Può essere quello? Boh, ragazzi, io onestamente inizio a essere veramente poco, ma poco positivo. Poi, chiaramente, il 2023 è lunghissimo, c'è tutto il tempo, possono ancora farcela, per carità. Però un gioco che non si mostra da più di un anno è strano, raga, è strano. Onestamente, qui inizia un po' a puzzarmi. Poi, chiaramente, spero di sbagliarmi, però è strano. Cioè, onestamente è strano, troppe cose non tornano, troppe cose non le capisco. Posso capire Wolverine, perché Wolverine lo sviluppo non è iniziato da molto. È un gioco che comunque, bene o male, parte un po' da zero, perché comunque il gioco su Wolverine deve partire da zero. Ma Spider-Man no. Spider-Man una base ce l'ha. Spider-Man lo stanno sviluppando da molto più tempo. Quindi no. Spider-Man doveva almeno vedersi in qualcosa quest'anno. E non l'hanno fatto vedere. Poi magari mi trollano e fra qualche giorno mostrano qualcosa. Ma secondo me ormai per quest'anno è andata. Detto questo, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Se siete preoccupati, se siete ottimisti. Io onestamente, raga, ripeto, per me c'è qualcosa che non va. Quindi, ragazzi, per chi vuole, la mia PS5 è a disposizione. Io ve la vendo perché non vedere Spider-Man per me è una grandissima delusione. Perché praticamente nel 2023 non c'è un cazzo a giocare su PS5. Non c'è nessuna esclusiva. A questo punto mi gioco tutto su PC. La PS5 mi risulta praticamente inutile. Inutile. Iscrivetevi al canale, abbonatevi. E noi, ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti. E speriamo che mi stia sbagliando. Speriamo.